A Napoli le case non sono più fatte per abitarci. La turistificazione del centro storico ha soppiantato il diritto all'abitare, trasformando la casa nel primo strumento di estrazione di valore dalla città. Per dire basta a tutto questo, in concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale nel quale si discuteva l'approvazione del documento contenente gli indirizzi per la redazione del piano urbanistico comunale e la modifica della vigente disciplina urbanistica mediante specifiche varianti, si sono riuniti in Via Verdi gli esponenti del movimento Resta Abitante, che hanno lanciato una petizione che sarà indirizzata al Consiglio Comunale per la limitazione delle case vacanza e B&B. Come si legge nel documento, dal 2015 a oggi il numero di case trasformate interamente in case vacanza è cresciuto di più del 600%. Solo nei mesi estivi dell'anno scorso ne sono sorte più di 1000. A marzo 2024 sono circa 10.000 gli annunci di Airbnb che si aggiungono alle 2.000 strutture alberghiere extra alberghiere già presenti, tutte quasi concentrate nell'area del centro storico della città. Considerato che la cornice legislativa attuale è ritenuta insufficiente a regolamentare il fenomeno rispetto agli effetti negativi che produce, si chiedono immediati interventi, come ha spiegato Chiara Capretti di Potere al Popolo. Lo strumento che noi identifichiamo è lo strumento urbanistico. Noi pensiamo che le case siano case e se devono diventare case vacanze e B&B devono cambiare destinazione d'uso, perché diventano a tutti gli effetti degli alberghi. Che di fronte a questo cambio di destinazione d'uso siano applicate delle soglie che non siano solo di compatibilità rispetto alla struttura dell'edificio, ma soglie che siano di compatibilità rispetto alla sostenibilità sociale. Perché quando guardiamo la mappa di Napoli oggi e vediamo che sui 10.000 annunci presenti solo sulla piattaforma Airbnb, il 98% di questi è presente al centro storico, noi vediamo plasticamente quello che è successo in questi anni e che purtroppo difficilmente esce fuori, cioè un'espulsione dei ceti popolari dal centro storico di questa città.